E oggi in tutta Italia si festeggia San Giuseppe Lavoratore ed è la giornata della cultura artigiana. È un settore importante, fondamentale del Made in Italy che conta 1.300.000 imprese artigiane del tessile, del legno, della ceramica, ma anche imprese orafe che danno lavoro a oltre 2.600.000 addetti. Ne parliamo con il presidente di Confartigianato Marco Granelli che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto. Presidente, e con Graziano Sabatini, imprenditore del tessile marchigiano. Buongiorno e benvenuto. E allora, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Allora, Presidente, oggi intanto sarete a Pesaro, che è la capitale della cultura per quest'anno, e festeggerete quale tipo di artigianato? Ah, mi piace dire che festeggiamo l'artigianato 4.0, quindi un artigianato che non dimentica i valori, le tradizioni, le radici e l'identità soprattutto legata al territorio e propone un modello vincente, mi viene da dire, di impresa famiglia. Quindi non siamo, mi piace ribadirlo, una razza in via d'estinzione, non siamo una riserva indiana, ma le parole tecnologia e innovazione ormai fanno parte da tempo del lessico comune. Siamo attori sociali, attori economici, perché ci sentiamo un presidio delle comunità, un riferimento importante, ed esprimiamo, non voglio essere troppo autoreferenziale, un'eccellenza ed una qualità che fanno del nostro paese tanti primati nel mondo in settori allora, come l'alimentare, Sabatini, la moda, allora la andiamo meccanica, a vedere, l'arredo legno. Granelli, mi collego con Sabatini, il nostro imprenditore marchigiano, perché lei mi ha raccontato, la mia è una storia che viene da lontano, ho iniziato in un garage. Di che cosa si occupa e com'è nata la sua azienda? Sì, noi produciamo maglieria da circa 40 anni e appunto abbiamo iniziato in un garage, come le ho detto velocemente. Oggi abbiamo 54 collaboratori, diverse macchine tessili di ultimissima generazione, tecnici programmatori, insomma siamo diventati una piccola impresa e stiamo producendo per parecchi marchi, soprattutto esteri, quindi marchi internazionali. Ecco. E mi diceva Sabatini appunto che voi producete come terzisti maglieria, ma che cosa significa per un'impresa artigiana fare innovazione, innovare? Ma innovare è stato un po', diciamo, il mantra che ci ha sempre guidato nel nostro percorso, per questo siamo anche riusciti probabilmente ad arrivare a questi livelli di produzione. L'innovazione è indispensabile, a maggior ragione per una piccola impresa. Ma oggi tutte le piccole imprese sono altamente evolute dal punto di vista tecnologico, ma all'interno della piccola impresa, oltre all'evoluzione tecnologica, c'è anche una grande attenzione, come diceva il Presidente Granelli, a quella che è la formazione delle persone, perché poi la tecnologia da sola non riesce assolutamente di dare le risposte per tutta la variabilità di richieste che c'è a livello di produzione, soprattutto per un piccolo imprenditore. Quindi bisogna avere le tecnologie, ma avere anche la sapienza, diciamo, artigiana e anche le persone che fanno questo lavoro. Certamente, Presidente Granelli, l'artigianato, lo diceva, si sta reinventando. È un momento in cui le nuove tecnologie avanzano, c'è l'intelligenza artificiale che è già una realtà. Vi spaventa o siete pronti? No, direi che siamo assolutamente pronti. Noi anche qui sottolineiamo la prevalenza dell'intelligenza artigiana rispetto all'intelligenza artificiale, che noi consideriamo un mezzo e non il fine. E siamo convinti oggi di poter essere pronti per questa sfida e lo dimostrano anche i numeri. Sono 125.000 oggi le imprese artigiane che fanno utilizzo di intelligenza artificiale. Molto bella, credo, ed eloquente la frase che Papa Francesco ci ha dedicato durante un'udienza poco più di 20 giorni fa, dove dice: le macchine replicano anche velocemente e le persone creano. Io credo che in questo ci sia tutto oggi il pensiero che noi artigiani condividiamo e portiamo avanti, e quindi l'unicità, la creatività che l'artigiano esprime oggi può essere replicata appunto Grazie. Velocemente tramite le macchine, ma assolutamente non ci fa paura. Grazie ai nostri ospiti. Allora, buona festa della cultura artigiana. E ora...